qui con noi e ci apprestiamo ad ascoltarlo, quello che il Polo Sud è stato 100 anni fa. Questa ambizione di mettere piede in un luogo dove gli uomini non erano mai stati, ma anche il rapporto con quel mondo di ghiacci che ora è destinato a cambiare probabilmente, in modo irreversibile forse, ecco, tutto questo mi mette in grado nella bellezza di questa mostra, di questa occasione, nella capacità di relazione fra tanti soggetti, ma anche nella consapevolezza nuova del nostro futuro. Ambiente e sviluppo, non ambiente contro sviluppo. Tanto all'uscita ho trovato una brochure dove vedete un ricco programma di eventi collaterali, come si dice, di attività didattiche, di attività in mostra. Quando vedete la mostra vedete, capirete anche il senso di collaborazioni che vanno al di là di quella che è la collaborazione grande, grandissima con l'American Museum of Natural History. Il primo ringraziamento va ad Alan Drager, che è qui con noi, e a Ross McFeed, che è il curatore della mostra americana. Tanti, tantissimi hanno lavorato a questa mostra e sarebbe lungo e probabilmente noioso, perché aspettate giustamente le parole di Raymond Messner, che questa mattina, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, e io ho indicato come grande esploratore, lui mi ha corretto, io sono un esploratore, però prima gli ho chiesto che cosa sei. Posso definirti un viaggiatore curioso? Mi ha detto sì. Noi avventurieri di oggi non è che andiamo a conquistare il mondo, non troviamo granché di nuovo. Io personalmente ho un grande interesse nella psiche altrui, di quelli che erano prima di me in quelle zone, però abbiamo la possibilità anche di conoscere i limiti della terra e il cambiamento della terra. Col Polo Nord e col Polo Sud, oltre le mie esperienze, ci sono specialmente queste figure, Shackleton, prima di tutto Shackleton, anche il suo amico Wild, poi Amundsen, Scott, Nansen, che sono dentro in me come fossero stati i miei compagni, anche perché ho studiato questi signori e perché più o meno ho seguito tutti i tragitti che loro hanno fatto, non vivendo esattamente la stessa cosa, perché nel frattempo il mondo è cambiato, però avevo anche la fortuna della nascita abbastanza presto nell'ultimo secolo, affinché si poteva ancora fare della vera avventura. Oggi si può andare dappertutto con gli aerei, con le navi, con il macchinario, che oggi è quasi perfetto. No, la montagna e il mare hanno, almeno fuori delle dimensioni simili. Il mare è un campo, la montagna è un altro campo, ma in tutti e due questi campi troviamo delle forze infinite in confronto al piccolo uomo. Cos'è che le è piaciuto più di questa città? No, purtroppo sono passato soltanto per un po' di ore, ma si vede ancora la ricchezza di questa città, il fatto che una volta questa città con Venezia ha controllato tutto il Mediterraneo, ma anche molto oltre. E speriamo che questa forza, questa voglia di uscire, di conquistare, di anche di dirigere una certa parte del mondo, rimanga a questa città. Questa spedizione però non l'ho fatta per ripetere l'avventura di Scott, di che non sarebbe neanche possibile, perché era un'avventura fatta nel 1911-12 e non nel 89-90. Volevo ripeterla, volevo farla, era la prima volta che si faceva una traversata a piedi dell'Antartide, per realizzare l'idea di Ernest Shackleton. Ernest Shackleton era un inglese anche lui, era inizialmente un compagno di Scott nel 1902 in Antartide, diventava il rivale di Scott e lui aveva l'idea di attraversare l'Antartide già prima della prima guerra mondiale.